Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati per la 236esima puntata di Volersi Bene, in onda in questa domenica 2 aprile ore 21. Grazie di cuore per essere ancora una volta qui in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi. Grazie perché è sempre bello ritrovarsi insieme e soprattutto è molto bello avere la possibilità di confrontarsi e di crescere sui temi dell'evoluzione personale, di quella crescita che in qualche modo chiama ognuno di noi, e del bello della vita è proprio che ogni giorno può diventare un nuovo giorno. Sono Pietro Lombardo e sono insieme a voi. Voglio salutare anche le persone che magari per la prima volta hanno deciso di mettersi all'ascolto di questa trasmissione, che ricordo va in onda ogni domenica sera alle ore 21 e che poi viene replicata il giorno successivo, in questo caso il lunedì 3 aprile alle ore 9 e alle ore 22, e poi durante tutta la settimana. Inoltre, tra circa 15 giorni avrete persino la possibilità di trovarla sul nostro canale di YouTube del Centro Studi Evolution, dove troverete già moltissime puntate che sono state caricate e che potete riascoltarvi, ma se volete, come credo qualcuno di voi sappia, ci sono dei programmi che ve le potete proprio mettere sul vostro telefono o sul vostro smartphone e poi riascoltarle con la dovuta calma. Come si ferma un momento, nulla è per sempre in realtà, ma se c'è per noi l'amore, tutto il resto basterà. La gioia riempie i nostri cuori, per qualche istante ci cattura. Cosa viene e va, l'amore dura. Ed eccoci qui, l'amore dura. Vorrei in questa puntata numero 236 tornare a parlare di un argomento che aveva suscitato a suo tempo un certo interesse da parte vostra, cioè la vita di coppia. Naturalmente questo poi è un modo per riflettere su di noi, perché è abbastanza evidente che per instaurare una vita di coppia dobbiamo innanzitutto chiederci a che punto siamo nel nostro processo di maturazione. E dunque questa cosa, questo argomento di questa puntata credo potrà essere molto utile.
Per me lo è stata, perché ovviamente prima di fare le puntate un minimo di preparazione da parte mia ci deve essere. Per me è stata molto utile perché mi ha fatto riflettere su un qualcosa che, come sempre, diamo per scontate, e le cose che diamo per scontate noi lo sappiamo benissimo che poi tendono naturalmente a non essere più in qualche modo rese coscienti, rese consapevoli. Cioè, l'arte di vivere in coppia non è assolutamente una cosa così facile, anzi, io direi che è davvero estremamente e molto impegnativa. Allora, vorrei leggervi che cosa Bertolt Brecht aveva scritto a proposito della vita di coppia. Sentite un po' che interessante queste parole qua. Partiamo da qua. Diceva: voglio andare con l'uomo che amo. Non voglio fare i conti di quanto mi costa. Non voglio pensare se bene o male. Non voglio sapere se mi ama. Voglio andare con lui che amo. Questa bellissima affermazione ci fa un po' comprendere come spesso e volentieri chiamiamo amore ciò che amore non è. Uno degli errori più gravi che noi facciamo nel corso della nostra vita è di dare un nome sbagliato a quello che viviamo, per cui di dare un nome che non c'entra assolutamente niente con quello che in realtà noi stiamo vivendo. A me sembra che spesso e volentieri tendiamo come esseri umani a chiamare con il nome sbagliato i determinati fenomeni esperienziali dell'esistenza umana. E questo chiaramente ci porta fuori strada, perché se io dovessi dire a una persona passami una forchetta, e questo per forchetta intende un coltello, difficilmente potrò con un coltello mangiarmi un piatto di spaghetti. E da questo punto di vista, in questa frase, come avete appena sentito, c'è in effetti un po' di confusione. Perché dire voglio andare con la persona che amo, ovviamente l'uomo o la donna, adesso qui è stato usato l'uomo, ma in realtà va bene anche dall'altra parte. Non voglio fare i conti di quanto mi costa, non voglio pensare se bene o male, non voglio sapere addirittura, pensate un po' se mi ama, perché voglio andare con colei, colui che amo. Beh, mi sembra davvero importante questa affermazione. Questa affermazione ci fa comprendere come a volte noi siamo talmente accecati da quello che sentiamo, dalla nostra cosiddetta pulsione, cioè dal nostro bisogno, dalla nostra infatuazione, che poi non andiamo nemmeno a chiederci se quello che stiamo vivendo è o non è davvero una relazione che ci renderà felici. Perché com'è possibile instaurare una relazione con una persona che non mi ama, con una persona che mi costa di dover rinunciare alla mia vita, alla mia realizzazione personale, che mi mette praticamente sempre in secondo piano e che non mi dà mai la possibilità di realizzarmi? Punto di domanda. Ora, mi sembra importante sottolineare un concetto. La vita di coppia non si costruisce sull'ignoranza, cioè non si costruisce su quello che ignoro, ma si dovrebbe invece costruire su quello che conosco di me e che conosco dell'altro. L'amore richiede la conoscenza. La conoscenza richiede la capacità di saper riconoscere la mia realtà e la realtà dell'altro per quella che è, non per quella che vorrei che fosse. E questa capacità di riconoscere la realtà per quella che è un principio davvero impegnativo per ognuno di noi.
Perché è impegnativo? Perché ci mette davanti alla verità. E noi sappiamo che la verità a volte fa male. La verità a volte non è proprio una cosa così facile da accettare, anzi, è un passaggio a volte davvero molto doloroso. Perché è come se la verità ci togliesse, no, da tutte le nostre, tra virgolette, illusioni, dalla nostra, anche se vogliamo, ingenuità mentale, per cui la realtà la leggiamo attraverso i nostri occhi, come se i nostri occhi fossero gli occhi di tutti, attraverso i nostri bisogni, attraverso le nostre aspirazioni, i nostri valori, come se le nostre aspirazioni e i valori fossero di tutto il mondo, delle persone che incontriamo, ma non è esattamente così. Dobbiamo dunque cercare di comprendere questo passaggio davvero delicato, che è un passaggio, ripeto, non facile, non facile. Quando Fritz Perl, il fondatore della terapia della Gestalt, aveva affermato questa famosissima affermazione: io sono io e tu sei tu, io vado per la mia strada, tu per la tua, non sono venuto al mondo per essere come tu mi vuoi e tu non sei venuto al mondo per essere come io ti voglio. Ecco, voi capite che arrivare a questa, diciamo, consapevolezza, cioè io sono io, tu sei tu, io vado per la mia strada e tu per la tua, che non vuol dire che ci allontaniamo, che non vuol dire che io e te non abbiamo nessuna relazione, anzi, ma vuol dire che la strada della realizzazione personale è la strada della realizzazione personale. E per cui che cosa vuol dire? Che a volte noi ci sentiamo minacciati quando le persone non sono esattamente come noi vorremmo che fossimo. Provate ad immaginare come questa cosa potrebbe valere, ad esempio, anche a livello educativo, come cioè un genitore vorrebbe che un figlio fosse esattamente come lui vorrebbe che questo figlio fosse. Provate a immaginarvi come questa cosa potrebbe riversarsi nel mondo del lavoro, cioè proiettare nel lavoro, no, nella mia azienda, faccio un esempio, c'è un'azienda, c'è un'attività e voglio che questa azienda sia fatta a mia immagine e somiglianza, che tutto giri esattamente come io penso, non accettando la diversità, non accettando la ricchezza che mi può arrivare dagli altri. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà noi non possiamo impedire alle persone di essere diverse da noi e non possiamo impedire alle persone di fare una strada che non è per forza parallela alla nostra, che non deve essere addirittura la nostra stessa strada, ma che deve essere la strada che permette all'altro di divenire fedele a se stesso. Per cui vuol dire che se questo principio noi non lo mettiamo, che io sono io, tu sei tu, e che noi non siamo venuti al mondo per essere come gli altri ci vogliono, indipendentemente da chi siano questi altri qui, beh, è evidente, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, che ci troveremo sempre in una grossa difficoltà. Per cui, se io mi metto davanti a questo atteggiamento, vuol dire che io non riuscirò mai a far crescere la vita di coppia. Cioè vuol dire che la vita di coppia sarà sostanzialmente sempre un po' bloccata, sarà sempre, cioè, in una situazione di non piena realizzazione. E questo è abbastanza semplice da comprendere, perché in realtà il fatto di non riconoscere la diversità dell'altro sarà il principale motivo, finita la famosa fase dell'innamoramento, sarà il principale motivo poi del, in realtà, del disaccordo, del cosiddetto, della quella che viene chiamata ingiustamente, ma viene chiamata così, incompatibilità di carattere. Ma che incompatibilità di carattere? Si tratta semplicemente che la diversità a un certo punto diventa uno scontro permanente, perché non viene riconosciuta, perché non viene accettata. Il fatto è che quando ci si innamora, questo guardate bene com'è strana sta cosa, il bello è che quando ci si innamora, gli innamorati in realtà non hanno questa percezione della diversità, anzi, hanno proprio la percezione della simbiosi, cioè di essere l'uno per l'altro, di essere quasi due anime gemelle, quasi due persone che riescono perfettamente a danzare senza mai pestarsi i piedi e amano praticamente sempre le stesse identiche cose. Ma in realtà non è esattamente così. La verità è che l'apprezzamento iniziale, che è dovuto appunto all'innamoramento, ma di questo ne abbiamo già parlato, per cui non vorrei ritornare a parlare di cos'è l'innamoramento, è quello che fa abbassare tutte le nostre corazze, per cui noi praticamente a un certo punto cosa facciamo? A un certo punto noi, quando siamo innamorati, ci abbandoniamo in qualche modo all'altro, entriamo in relazione con l'altro. E da questo punto di vista ecco che
Quando questo però innamoramento tende a diminuire, emerge sempre di più il fatto che l'altro non è esattamente quello che io mi aspettavo che fosse, per cui che incominciamo a scoprire che ci sono praticamente degli aspetti molto diversi. Ma in che rapporto stanno effettivamente l'amore di coppia e l'autorealizzazione? Cioè, se pensiamo che in realtà nella vita di coppia non dovrebbe mai cessare il processo di autorealizzazione. Queste due cose, cioè l'amore della coppia e l'autorealizzazione personale, come si combinano insieme? Possiamo dire che le due cose sono legate. Nell'amore, infatti, l'io trova la sua pienezza e il suo compimento, perché l'amore è quello che ci realizza veramente e l'amore è quello che ci fa stare veramente bene, perché noi senza amore in realtà siamo come una pianta senza acqua, insomma siamo come la natura senza il sole, senza il vento, senza la pioggia, ci siamo praticamente aridi, proprio ci inaridiamo sempre di più. Per cui possiamo dire che l'amore è ciò che ci completa di più, ma in che modo? A questo punto ci imbattiamo in uno dei paradossi fondamentali dell'esistenza umana. Ognuno di noi trova la sua piena realizzazione solo quando è capace di darsi. Chi rimane chiuso in se stesso, notate bene, e ha paura di darsi, finisce per perdersi nel peggiore dei modi. Perché il peggiore modo di perdersi è quello proprio di chiudersi. È quello di mettere tra me e gli altri una barriera. È quello di andare a rifugiarmi nel mio bunker protettivo. Chi sa donarsi, invece, trova in abbondanza. Perché? Perché quando noi ci immergiamo in qualcosa a tal punto da dimenticarci di noi stessi, constatiamo di essere più felici che mai. È come se noi avessimo questa esperienza dell'autotrascendenza. È come se noi finalmente uscissimo da questa famosa prigione dell'ego e cominciassimo a diventare un sé che vibra. Vibra di emozioni, vibra di arte, vibra di sentimenti, vibra di amicizia, vibra del fatto di essere insieme alla donna, alla persona o all'uomo che ama. Quando ad esempio noi siamo affascinati da un'opera d'arte o da una musica, facciamo un esempio, ci sentiamo completamente presenti a noi stessi, ma anche trasportati fuori di noi, perché abbiamo questa doppia sensazione. Innanzitutto di essere immersi totalmente in quell'esperienza, per cui c'è il qui ed ora che funziona meravigliosamente bene. Ma poi abbiamo anche la possibilità di essere trasportati fuori di noi. Allo stesso modo, quando amiamo, ci percepiamo al meglio delle nostre possibilità nel momento in cui riusciamo a dare, dimenticando noi stessi, essere cioè totalmente presenti per l'altra persona, perché quando appunto noi amiamo, teoricamente, siamo completamente presenti all'altra persona. E questi momenti, come li avvertiamo? Come degli stati di grazia. Sono quei momenti proprio magici. È allora che l'amore giunge alla sua maturazione, portando una profonda realizzazione, cioè quando ci abbandoniamo a favore dell'altro. Per cui che cosa vuol dire? Che il movimento che nasce dall'esperienza dell'innamoramento viene rovesciato, perché non è più l'altro a dover venire verso di noi, ma siamo noi che ci muoviamo incondizionatamente verso l'altro. Comprendete? C'è un rovesciamento totale. Cioè l'amore è proprio quella capacità di donarsi all'altro, per cui di entrare nell'esperienza dell'altro. E questa è una cosa davvero bellissima, ma bellissima a dir poco, fantastica direi. Per cui che cosa vuol dire? Che all'inizio dell'esperienza amorosa è possibile avere entrambe, cioè il fatto di essere praticamente da una parte allontanati da noi stessi e dall'altra parte di essere avvicinati all'altro. Perché riusciamo a fare entrambe queste cose. Però poi, quando si inizia proprio il rapporto, ciò diventa un impegno. Perché? Perché è necessario capire che la dedizione all'altro non va mai confusa con la negazione di sé. Dedizione cioè non significa essere sottomessi. Non vuol dire essere alienati da se stessi, ai 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 ai. E per non cadere in questo tranello, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ci vuole un io forte. Perché per potersi dare davvero agli altri, bisogna essere solidi in se stessi. Bisogna aver raggiunto una profonda solidità. E quella solidità nasce dalla conoscenza di sé, delle proprie aspirazioni, dei propri valori. Ed è per questo che il lavoro su di noi è fondamentale. Questo confine è importante, perché se incominciamo ad avere la tendenza a sottometterci,
dovremmo subito imparare a porre dei limiti per sviluppare un io forte, perché noi non siamo nati per essere uno zerbino agli altri. Noi non siamo nati per essere delle persone che hanno, voglio dire, dei problemi nei confronti degli altri. Anzi, noi siamo nati per essere insieme agli altri, ma non per essere schiavi degli altri. E questa è una cosa troppo importante che dovremmo ricordarci. Cioè, dovremmo proprio ricordarci quanto è importante questa cosa qui, perché altrimenti poi, insomma, creeremo veramente delle tra virgolette relazioni, diciamo così, malate, se vogliamo dire malate. Vogliamo dire così. E allora, da questo punto di vista, è importante mettere il limite, pensate un po', nella relazione di coppia. Quando noi non ci sentiamo liberi di essere noi stessi, significa che non possiamo più donare veramente noi stessi. E nel momento in cui noi diventiamo sottomessi all'altro, rinunciamo ad essere liberi e a dare del nostro meglio. Ecco che da questo punto di vista dobbiamo renderci conto che nella vita di coppia dobbiamo sempre mantenere l'autonomia, cioè quello spazio psicologico di libero movimento che mi permette di realizzarmi, che mi permette di andare avanti verso il resto, che mi permette, insomma, detto in altri termini, di essere sempre una persona che va avanti, che non torna mai indietro, che non torna cioè mai in uno stato di infantilismo, cioè in uno stato di dipendenza, cioè in uno stato di regressione sostanzialmente. E questa è la cosa davvero importante da comprendere nella vita. E credo che questo noi lo possiamo, tra virgolette, tranquillamente fare. Cioè sono convinto che siamo in grado anche di farla, questa cosa qua. E per cui, se noi riusciamo a fare questo, riusciamo un po' a fare tutto quello che c'è da fare. Fuori la città si sta muovendo. Il soffitto è un cielo stretto, morale sotto al letto. L'orgoglio è come una malattia. È l'amore che non mi lascia stare. Guardo il telefono che tace. È l'amore che brucia l'anima, perché non so che cosa fa senza di me. Strano che un'idea se ne vada via, ma si pianti come un chiodo nella tempia. E chi se ne frega, affondano in un mare di momenti che non sai dimenticare. Stare. Guardo il telefono che tace. È l'amore che brucia l'anima, di colpa sua mia non morirò. Guardo il telefono che tace.
questa vita senza lei. Paradossalmente la creazione dei limiti, pensate un po', dà la possibilità a una coppia di crescere davvero unita, perché permette di far sì che all'interno di questa coppia ci sia la ben chiara individuazione delle cosiddette rispettive diversità, bisogni, desideri, aspirazioni. E ciò che occorre è apprendere l'arte della vera dedizione. La dedizione oggettivamente è una parola fondamentale nella vita di coppia matura. Ma che cosa significa in concreto? Chi si aspetta la realizzazione personale dell'amore, cosa vuol dire? Vuol dire che vede l'altra persona non come una persona cosiddetta separata, ma come una persona che fa parte di me, cioè si crea il cosiddetto senso di appartenenza. L'altro, l'altra, viene sempre considerato come una parte di noi stessi cui dare cosiddetto spazio. Allora, quando noi riusciamo a far questo, ecco che la vita di coppia incomincia a diventare davvero molto conflittuale. Per cui che cosa vuol dire? Imparare a capire quali sono le necessità dell'altro. Per cui questo come si fa? Beh, c'è solo un modo: l'ascolto. Se non si procede attraverso l'ascolto, difficilmente noi riusciremo a far sì che questo possa davvero realizzarsi. Cioè il fatto di ascoltare veramente che cosa l'altro ha da dirmi, che cosa l'altro veramente si aspetta dalla vita e si aspetta da me. Sembrerà banale, ma questo tipo di ascolto, che viene facile e spontaneo durante la fase di innamoramento, nella fase successiva è davvero impegnativo, perché vuol dire dare la possibilità all'altro di mostrare veramente chi è, e per cui di staccarmi dalle mie proiezioni, staccarmi dai miei desideri, staccarmi da quello che io vedo nell'altro, ma riconoscere l'altro per quello che è. Un passo bellissimo, e arriviamo alla fine di questa 236esima trasmissione di Volersi Bene, è quello di lasciarsi condurre nel mondo dell'altro. Cioè, mi faccio condurre all'interno dei suoi interessi, all'interno dei suoi gusti, per cui potrebbe essere il film che l'altro sceglie, potrebbe essere un luogo da visitare che l'altro sceglie, un ristorante che l'altro sceglie. Cioè entrare nel mondo dell'altro vuol dire chiedersi come l'altro, no, sta vivendo la vita e in che modo lui percepisce l'esistenza stessa. Questo fa sì che la nostra attenzione si concentri totalmente sull'altra persona, sul partner. E per cui ci permette anche di chiederci: ma sono sufficientemente attento alle sue iniziative? So veramente che cosa lo fa star bene, che cosa, tra virgolette, lo rende felice? Voi capite che per far questo bisogna abbandonare la propria autoaffermazione, e ancora una volta parliamo, come vedete, del nostro ego, che vuole affermarsi a tutti i costi. Vuol dire praticamente che i nostri confini si allargano e incominciamo a provare qualcosa di nuovo.
mettere per cui a disposizione ciò che l'altro vive all'interno del mio mondo vuol dire uscire dal mio mondo per entrare nel mondo dell'altro. E vuol dire chiaramente, automaticamente, incominciare a sperimentare qualche cosa che fino a quel momento non è mai stato sperimentato, ovvero sia l'universo del mondo altrui, che non è, ripeto, così facile come sembrerebbe. Perché queste cose che stiamo dicendo, in realtà, messe in pratica, sono davvero impegnativissime e difficilissime da fare. Questo che cosa vuol dire? Allora, che la realizzazione della vita di coppia passa attraverso la dedizione. Dedicarsi all'altro vuol dire, come vedete, conoscere l'altro. E allora, se io voglio affermare me stessa o me stesso ad ogni costo, è chiaro che la vita di coppia andrà inevitabilmente alla deriva. Ecco perché, passato la fase dell'innamoramento, bisogna passare alla fase dell'amore maturo. Ecco perché l'innamoramento a volte acceca quella che poi sarà la vera vita di coppia. Mentre l'innamoramento dovrebbe essere l'ouverture, dovrebbe essere praticamente la stagione in cui si dà il via alle danze, ma poi bisogna incominciare a danzare insieme per tutta la vita. Ecco che osare, no? Osare, il fatto che il marito si iscrive a un corso di danza che aveva sempre rifiutato. Voi non sapete le mogli quanto sono felici. O che la moglie va a vedere la partita insieme al marito, anche se questa qua non capisce perché ci sono 22 idioti che inseguono un pallone, beh, ma questo in realtà crea che cosa? Crea il senso, no, della cosiddetta intimità, cioè dello stare insieme. Per cui è importante non guardare solo se stessi. È bene invece seguire i desideri dell'altro con attenzione, con tutti i sensi allerta, ma anche con la voglia di rischiare e di provare cose nuove. Rischiare, provare cose nuove. Ed è così che ci si esercita nell'arte della dedizione e si scopre che la realizzazione personale poi alla fine sta proprio lì. E che quella cosa che all'inizio non capivo poi alla fine potrebbe anche piacermi o potrebbe anche in parte interessarmi. Beh, insomma, direi che abbiamo trattato un bellissimo argomento in questa 236esima puntata di Volersi Bene. Ricordo il blog www.pietrolombardo.it, ricordo la pagina di Facebook, amici del coach Pietro di Radio Evolution, ricordo che potrete ascoltare questa trasmissione tra 2 settimane sul canale nostro di YouTube del Centro Studio Evolution. Chiedo scusa, ma c'è ancora questa raffreddore che un po' mi sta perseguitando da qualche tempo. E naturalmente, a Dio piacendo, noi ci risentiremo domenica prossima, sempre alle ore 21, sempre grazie alla nostra meravigliosa Sara che dalla regia continua a trasmettere e continua a seguirci in questa meravigliosa avventura. Prima che termini completamente la voce, vi saluto. Vi ricordo che potete scrivere a diretta @radioevolution-online.com. Vi ricordo che potete sempre lanciare dei vostri messaggi anche tramite WhatsApp. E a Dio piacendo ci risentiremo domenica prossima. Grazie a tutti voi.